Ciao ragazzi! Ciao! È da un po' di tempo che non ci vediamo. Sono invecchiato, abbastanza. Capelli bianchi. Un po'. Diciamo, che novità ci sono? Tutto a posto? A te tutto a posto? Potevi farti la barba. Ci ho pensato, solo che ho detto, vabbè, poi dopo sembro troppo Troppo giovincello, giovane. allora non potevo fare la parte. Che novità ci sono? Che mi raccontate? Che volevi di tu? Che ci siamo E sposati! ci siamo sposati! Wow. Mamma mia! Ce l'abbiamo fatta. Sì, perché dovete sapere che in realtà noi ci dovevamo sposare già tempo fa, tra l'altro in un video proprio Sì, stavamo in un avevamo. parco, l'avevamo proprio detto, cioè l'avevamo accennato che ci stava in mente questa cosa, poi è venuta la fine del mondo e a short rom è saltato il matrimonio, ma vabbè, noi Noi andiamo avanti. andiamo avanti e alla fine ci siamo sposati. Quindi Questa faccia. sono un nocciolino sposato, Un uomo sposato. nuovo sposato. Vabbè, al di là di questo, poi tutto a posto, come sta andando la vostra fine del mondo? Bene, eh? Mi sono detto, stavo ragionando ieri proprio con Giuliana sui video, sul fatto che effettivamente siamo scomparsi. Ma perché fondamentalmente ci siamo dedicati a tanto altro. Io tra l'altro ho aperto anche un nuovo canale che sta crescendo, sta portando dei bei risultati, qualcosa però di totalmente diverso, insomma una cosa un po' più pesante perché si parla di legge, bla 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 bla. Mica pesante. Vabbè, un po', cioè, è interessante, sì, perché si parla in una maniera un po' più pragmatica di questioni di carattere legale a 360 gradi. Vabbè, mi sto facendo la pubblicità nella pubblicità, te. Perfetto. Perfetto. Ma che è sta cosa? Ma si mette così o così? No, così. E niente, poi, insomma, io ho proprio ad altri progetti lavorativi. E Giuliana chiaramente ha continuato a gestire Living on the Way e nel frattempo chiaramente a studiare, eccetera, eccetera, perché dovete sapere che Giulianuccia si sta per laureare in farmacia. Piccola, 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 ma malangavata, a quanto pare, no? No. No, non sei malangavata, No. sei solo piccola, piccola, piccola. Quindi niente, stavamo ragionandoci un poco sulla questione dei video del canale di Nocciolino 24, che poi in realtà sto Nocciolino 24 è diventato quasi Nocciolini, i Nocciolini. Nocciolini, perché mi scoccio di fare i video da solo, già li ho fatti per tanti anni. E mi coinvolge. Sì, ma perché tu ti scocci? E mi sconvolge. Ti scocci tu di farlo? No, 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 no. Che significa? Ti scocci? No, sai, ho tante cose da fare, devo badare alla casa, devo pulire, devo cucinare, devo Vabbè, stirare. ma anche io faccio le cose, cioè Io di più. io sporco, maltratto i vestiti, È sporca le ovunque. cose. No, è vero. Ah, Sporcio mi stai ovunque. facendo passare per quello che non sono. Mangia e sporca. No, è vero, Tutto. questo è una cosa. Cioè, Vestiti, tovaglia, l'altra volta pavimenti. mi ha messo, cioè dovevamo mangiare, non mi vergogno della cosa. Il bavetto. Sì, insomma, mi costringe a mettere sto bavetto perché effettivamente tendo a No, ma sporcarmi. è Ma proprio. l'altra volta mi ha messo bavetto qua, bavetto sulle gambe, cioè Sì, ma è proprio. ci mancava in pratica un lenzuolo addosso. È così. Cioè, mangia una penna con la Che salsa. cos'è una pinna? Mangia una pinna. Prima di metterla in bocca, puntualmente gli cade nel piatto, schizza tutto il sugo sulla vaglia bianca e io mi arrabbio. Ma che se ne fregano Devono loro, sapere, devono devono sapere. sapere. Vabbè, comunque, stavamo riflettendo proprio ieri sulla questione dei video e dicevamo, però che peccato il fatto che non stiamo più pubblicando, presi da tante cose e soprattutto in funzione di molte richieste che ci arrivano comunque su Living on the Way, perché io nonostante comunque mi stia concentrando di più su altri progetti, comunque sto sempre insieme a Giuliana e dietro tutte le cose di Living on the Way. E quindi dicevo, Giuliana, ma i clienti o comunque le richieste che ci arrivano, su che cosa concentrano la maggior parte dei loro problemi? Perché è importante da un punto di vista anche imprenditoriale capire effettivamente quali siano le richieste del mercato, delle persone che ci contattano.
E mi gira Giuliana che la maggior parte delle persone, anzi dillo tu perché no, non mi ricordo. No, vabbè, la maggior parte vogliono chiaramente, come sempre, andare a lavorare a Londra, sempre, però trovano difficoltà chiaramente adesso per la questione della Brexit. Quindi ci chiedono come faccio per venire a lavorare a Londra. Questa è una cosa di cui ne abbiamo largamente parlato nei video un po' più seri, un po' più impostati, eccetera eccetera, però cerchiamo un attimo di avere un approccio più pragmatico, anche perché altrimenti, cioè, noi non abbiamo più il tempo di poter preparare gli script prima, organizzare un po' le cose, quindi ci siamo detti vabbè, accendiamo la telecamera e facciamo poi... Sì, poi si attaccano il pippone e chi vuole sapere le informazioni si sente tutto, oppure adesso ci sta anche la funzione quella 2x5x, sì. Quindi allora il problema è questo: Londra è bellissima, tutti vogliono andare a Londra, tra l'altro il fatto che Boris Johnson abbia comunque dato la possibilità a tutti quanti di poter vivere questa situazione pandemica con un po' più di relax, mettiamola così, cosa che sinceramente io non condivido, francamente. Però insomma, queste sono le direttive, diciamo, del governo inglese, e pertanto molte persone vorrebbero scappare dall'Italia per andare in Inghilterra, non solo per migliorare la propria vita, ma perché fondamentalmente sono anche stanchi delle restrizioni, cioè non è più vita, me ne rendo conto. E però il punto è, la Brexit ha fatto sì che l'accesso al mercato lavorativo sia sicuramente più complicato, ma non impossibile. Quindi che cosa succede? Cioè, la maggior parte, per esempio, delle persone che ci contattano, sì, che cosa, diciamo, non dico pretendono, però che cosa desiderano, non sapendo in realtà qual è la procedura? Ci dicono, io voglio... cominciare a lavorare a Londra, voglio fare per esempio anche il cameriere, il lavapiatti, cosa che prima era possibilissima, nel senso che prendevi l'aereo, arrivavi a Londra, consegnavi il curriculum oppure ti candidavi online e poco dopo in pratica arrivava la convocazione per il colloquio. Adesso diciamo un po' diverso, perché per poter far questo c'è bisogno di un visto, che sia un visto lavorativo in alcuni casi, sì, oppure un visto studenti in altri. Esatto, quindi quando per esempio una persona che ha magari poca dimestichezza con la lingua inglese, quando non ha magari particolari esperienze lavorative che possano effettivamente consentire un facile accesso nel mercato lavorativo, perché fondamentalmente ti devi rendere indispensabile affinché un'azienda effettivamente ti assuma, è un diciamo incauto il pensiero di poter dire voglio andare in Inghilterra e voglio optare per un visto lavorativo. Perché? Perché l'azienda non ti assume se non sai parlare benissimo inglese, se non hai un profilo professionale accurato in un determinato modo, e diventa tutto più complicato. Adesso funziona proprio con un sistema a punti, diciamo che dipendono un po' come in Australia, sì, che dipendono da una serie di cose come ad esempio esperienze lavorative pregresse, titoli di studio acquisiti, competenza linguistica, che ti permette poi di ottenere questo work visa grazie al fatto che l'azienda richiede in particolare quella figura professionale e fa in pratica da sponsor. Sì, sì, assolutamente. E ti consente quindi di venire in Inghilterra. Sì, al di là di questo però non è detto che una persona non possa lavorare nel Regno Unito, nel nostro caso a Londra, perché comunque ci occupiamo della città di Londra, sì, con un visto per studenti. Infatti questa è la cosa principale che bisogna fare, cioè adesso chi vuole lavorare a Londra e non è altamente formato, diciamo non ha tutte queste competenze, una ottima conoscenza della lingua inglese eccetera, deve necessariamente perseguire la strada dello student visa. Sì, anche perché? Ma ragazzi, cioè, ma fondamentalmente riflettiamoci, non si può correre se non si sa camminare. Quindi se uno non sa parlare inglese non può, non poteva già in passato pretendere magari un lavoro qualificato,
ma magari un lavoro un po' più basilare come il lavapiatti, ma figuriamoci adesso. Cioè adesso, non solo con la Brexit, ma anche con la questione pandemica che ha comunque stravolto totalmente le economie di tutto il mondo, figuriamoci quindi adesso, è impossibile. Ragion per cui bisogna necessariamente, qualora uno decidesse di trasferirsi a Londra, considerare nel, diciamo, nel budget iniziale non più la mia classica 500 euro figlia unica di madre vedova che avevo messo nelle mutande e sono partito, i tempi sono cambiati, mi sento vecchio anche nel dire una cosa del genere, ma una somma sicuramente più alta. E questo effettivamente il governo lo vuole proprio, cioè vuole proprio una cosa del genere, perché in questo modo si fa una prima selezione delle persone che effettivamente entrano nel Regno Unito. Sì. Quindi voi dovete considerare una spesa ovviamente relativa all'alloggio, dovete considerare una spesa... Ovvio, perché comunque l'alloggio... Allora, innanzitutto è necessario che ci sia una prova di residenza, perché non è che puoi andare lì e fare un corso di inglese oppure lavorare senza una prova di residenza, quindi un contratto intestato chiaramente a vostro nome, e quindi l'alloggio sicuramente è sempre una cosa fondamentale che bisogna chiaramente prendere, che sia chiaramente una stanza in casa condivisa con sì, con sì, altri di questi non c'è, su questo sì, non su questo c'è un problema, è l'importante granché. È che ci sia una prova di residenza, sì. Ok, quindi voi dovete considerare assolutamente l'alloggio, ma questo già lo sapevamo e lo sapevate, a meno che all'epoca non avevate magari un amico che vi poteva ospitare, ma poi ma neanche, no, il no, 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 ma il 90% delle volte, ecco, lo puoi dire, sì. Che cosa succede nella dinamica quando sì, uno ha un amico? Nella dinamica succede che due giorni dopo l'arrivo ci contattano e dicono il mio amico non mi può più ospitare, ho bisogno di un alloggio urgente entro 10 ore. No. Sì, insomma, è però economico, e vicino al centro, sì. E questo è con la jacuzzi, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi diciamo alloggio e... contestualmente, cioè non si può prescindere da questa cosa, siccome uno deve accedere al visto studentesco, sì. Bisogna frequentare un corso di inglese. Sì. E noi siamo pronti per una cosa del genere, nel senso che abbiamo delle partnership, chiaramente una fra le tante, e quella tra l'altro il fiore all'occhiello nostro, abbiamo una scuola molto importante che si trova tra l'altro al centro di Londra e ha diverse sedi in tutta Londra, è molto molto grande. In questo modo che cosa potete fare? Venite a Londra, vi stabilite un budget, diciamo, di un corso più o meno, tu che suggerisci, diciamo, di quanti mesi? Sicuramente un corso intensivo per poter ottenere lo student visa e devono essere comunque almeno 2-3 mesi di corso. Quindi voi dovete considerare che in questi 2-3 mesi comunque dovete pagarvi il corso d'inglese e l'alloggio. Sì. Però perché? Perché in pratica nel momento in cui voi risulterete iscritti al corso d'inglese vi sarà rilasciato appunto questo visto studenti che vi consentirà non solo chiaramente di stare tutto questo tempo sul territorio londinese sostenendo appunto un corso, ma in più di poter lavorare part time, quindi 15 ore settimanali. Quindi in pratica voi con lo student visa contestualmente potrete cercare un lavoro part time, un qualsiasi lavoro part time, per 15 ore a settimana. Questo sarà fondamentale, questo è fondamentale, sì, perché nel frattempo imparerete l'inglese, quindi chiaramente ci sarà quel miglioramento da un punto di vista linguistico che è poi necessario per un futuro work visa, e in più comincerete a fare esperienza lavorativa, che anche questa concorrerà poi a formare il punteggio sempre per il work visa successivo. Ah, e poi l'ho sempre detto, l'hai sempre detto anche tu, sì. Si impara moltissimo chiaramente sui libri da un punto di vista linguistico, sì. Ma... un'esperienza lavorativa consente di avere quella dinamicità e quella velocità nella lingua che eventualmente sì. la si acquisisce solo in questi termini, certo. Sul territorio. Ragion per cui quando ci contattano delle persone che, perché poi la dinamica è questa, e ci contattano, dicono vogliamo andare a Londra, questo e quell'altro, e noi diciamo guarda, però c'è bisogno che tu segua il corso, poi ci rispondono ma io non c'ho soldi per seguire il corso perché sto cercando lavoro, ok, però adesso
Le cose sono cambiate, quindi non è più possibile partire, ecco, con la classica 500 euro in tasca e cercare un lavoro a Londra. Cioè... Però l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia è che ovviamente c'è meno competizione, ci sta sempre tantissima competizione, ma meno competizione rispetto a prima della Brexit. Dove perché tutti. Esatto, se prima arrivano, passatemi il termine, cani e porci, adesso c'è una grande prima selezione, sì. Ragion per cui chi ha avuto una propensione al risparmio, e non sto dicendo chi ha più soldi, perché è la propensione al risparmio che uno deve avere, cioè sì. Se io ho un obiettivo, e veramente io e Giuliana ne abbiamo tanti di obiettivi, ma veramente tanti, e facciamo tanti sacrifici, ma davvero nelle piccolissime cose che talvolta veniamo anche presi in giro, magari da mia suocera, cerchiamo insomma di risparmiare il massimo possibile qualora vogliamo chiaramente ottenere un determinato risultato. Il senso è quindi, nel momento in cui voi volete andare in Inghilterra, dovete partire immediatamente risparmiando dei soldi, perché non è più estremamente economico fare questo salto, non lo è mai stato, ma adesso è un po' più lontano, diciamo, questo salto che si deve fare. Ma la contropartita è che ci sono maggiori possibilità di impiego, maggiori possibilità di crescita professionale, maggiori possibilità di cambiare la propria vita a 360 gradi. Quindi comunque nel vostro budget di partenza dovete sicuramente considerare innanzitutto il budget per l'alloggio, quindi una camera singola 125-130 sterline a settimana, considerate almeno il primo mese che dovete pagare, quindi con quel budget, e in più un corso d'inglese che orientativamente io calcolerei sinceramente di partire con non meno di 1000 sterline destinate al corso di inglese, che poi in realtà ci sono anche degli sconti, delle agevolazioni, perché sì. Appunto abbiamo questa partnership con questa importante scuola al centro di Londra, e quindi grazie alla nostra intermediazione avrete comunque diritto anche ad uno sconto che vi consentirà di risparmiare qualcosina, il che sicuramente... No, ma al di là di tutto, ma voi ve li immaginate? Cioè, ecco, arrivate a Londra, I'm looking for a job... Cioè, chiedendo così, ma cioè, come pensate di poter essere assunti adesso, dove c'è una pandemia in atto, dove insomma è avvenuta la Brexit, cioè è impossibile una cosa, cioè oddio, niente è impossibile nella vita, ma sicuramente molto molto più difficile. Sì, Giuliana sta andando in panico perché dobbiamo scappare all'IKEA, perché dobbiamo fare un progetto di una cucina, ma che ne sapete, why you, ve lo giuro su Dio. Per me, cioè io in pratica ho fatto fronte a tanti problemi nella mia vita, ma non ho mai immaginato di poter stare lì fino alle 2 di notte a dire ma che cosa dobbiamo fare, questo top marrone chiaro, marrone beigiolino. Sembra una piccerella. Diavolo pigliatella, me lo disse un pazzo una volta, mi fermò, c'è un poverino, però insomma questo qui mi fermò, questo vecchio, mi prese e disse, guaglio, ricordatella, femmina piccerella, diavolo pigliatella, ecco qua, ho pigliato una caramella in pratica, e così Giuliana. Compact. Sì, comunque vabbè, se avete domande, questo mi sembra importante farlo, sì. Cioè facciamo questa call to action, anzi, cerchiamo di aprire un po' di community. Fateci qualche domanda, così magari per noi è anche uno spunto in più. Per rispondere, vi rispondiamo direttamente in un video, perché vai tu, non abbiamo più tempo. Però ecco, ci mettiamo, magari troviamo giusto quei 10 minuti, 20 minuti, senza montaggio, senza... Lo sai che ti dico, non faccio nemmeno il montaggio. Non lo so se faccio il montaggio, magari stacco qualcosina, qualche jump cut, ma giusto così. Però fateci delle domande, qualsiasi domanda... Scrivetela nei commenti, noi chiaramente quelle più pertinenti, quelle magari alle quali non abbiamo già risposto con qualche articolo sul blog, eccetera, eccetera, e risponderemo con un video. E magari, non lo so, dateci qualche idea, qualche cosa, possiamo eventualmente inventare qualche nuovo format che però non ci levi troppo tempo né a noi né a voi. Sì. Abbiamo fatto 20 minuti di video. Olè. Olè, avevamo detto che abbiamo un appuntamento urgentissimo. Giuliana mi porta in pratica all'IKEA, ma 7 giorni a settimana più o meno, non ce la faccio non più! Non mi piace!
Non c'è avanti. Sì, però ultimamente non mi stai comprando più niente all'Ikea. Giuliana, vado solo per guardare, che vado a Giuliana, fare? Giuliana, stiamo facendo dei passi importantissimi. E io... diventano troppo rosso, guarda la differenza di carnagione. Mamma. Vabbè. Va bene, ragazzi, ci vediamo. Speriamo di aver almeno chiarito qualche punto. Ci sentiamo sicuramente presto e raccontateci un poco com'è andata la vostra vita. La vostra pandemia. La vostra pandemia e nulla. Ci sentiamo presto. Ciao.